Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Ma l'istrione, come si definisce in uno dei suoi brani più famosi, colui che solo in scena prorompe in tutta la sua verità, è ancora oggi affamato di lavoro, di musica, di vita. E quando al mattino si guarda allo specchio, commenta tra sé e sé: beh, per essere un ragazzo che ha lasciato la scuola a 10 anni, te la sei cavata piuttosto bene. Istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Lui di nascosto osserva te, tu sei nervosa, chissà perché. Lui sa tentarti con maestria, tu sei seccata che io ci sia. Ed io tra di voi, se non parlo mai, ho gonfio di pianto il cuore. Ed io tra di voi capisco che ormai la fine di tutto è qui. La fine di tutto è qui. La fine di tutto è qui. Max Gagliardi al pianoforte, Mauro Di Domenico alla chitarra, graditissimo rientro, andiamo di corsa che buongiorno. Abbiamo poco tempo. Sì. Allora, avete visto che bello Aznavour alle vostre spalle? Dato per scontato che vi piace Aznavour, cosa vi piace più? Mi piace di più nel suo modo di essere, si definisce autore della sua grandissima sobrietà nel porgere la sua arte, è una grande sintesi e forza. Max? A me piace il suo enorme carisma sia nella voce che negli occhi, è una persona che quando gli punti la telecamera poi fa tutto lui. Il carisma è dote rara e invidiatissima. Il prossimo appuntamento con informazione alle 13, tg2.it torna domani mattina alle 10:15. Grazie per essere stati con noi, chiudiamo in musica con un altro omaggio a Charles Aznavour. Io vi parlo d'un tempo che in questo momento non ha più valore. Vi parlo di mamma, vi parlo di mamma, sbocciati alla finestra della nostra stanza, colma di speranza e di un grande amore. Pittore vuole dire poco da mangiare, ma lei non pianse mai. La bohème ça voulait dire en être heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Bravi, bravi.